Signori, buonasera. Qua ci troviamo alla chiesa di Salte, di Fugno. Questa è proprio, no? Forse la penultima chiesa che è rimasta da visitare, che ancora non abbiamo visitato. La stiamo visitando in questo momento. Io sto per entrare insieme a voi, a Cerde Rosse. Faccio un po' di fotografie nel frattempo. E questa è l'entrata della chiesa del Salto di Fondi. Non mi ricordo precisamente come si chiama, però una di poche controllo e ve la faccio vedere. Questa è la chiesa di Salto. Questo lo porto, che è veramente rosso, cioè. Vedete? Questa è la chiesa del Salto di Fondi. Tante volte l'abbiamo menzionata, però poi non l'abbiamo mai vista. Questa è una bella, un bel posto, potrebbe essere un confessionale. Vedete? Soprattutto per il confessionale. Quella deve essere un'opera di Mario Morelli. Sì, noi l'abbiamo intervistato qualche settimana fa, è fatto in legno, guardate che bella, guardate che meraviglia, e dovrebbe essere la Madonna che abbraccia il Cristo, vedete che bella. Questo è proprio, no? Dovrebbe essere per San Rocco, credo, o no? San Rocco. Questa è una siate sul sale e luce del mondo. O sole, non sale, proprio sale. Bello, un disegno. E quindi, vedete, qui c'è delle offerte della Caritas, vedete. Questo è appunto, no? L'interno della chiesa del Salto di Fondi. Caritas è un punto di raccolta della solidarietà. Ah, che bello questo quadro! Però è fatto con le pietrucce, infatti, veramente molto bello. Veramente molto bello. Belli questi. Sto facendo delle foto nel frattempo. Vedete? Questa è la penultima chiesa di Fondi, dove la Madonna mi soccorse. Ci stavo visitando. Vedete che bello? So che ci deve essere bello. No. Ok, ecco qua, vedete? Vedete che bello? Ah, che bello! Guardate. Sto facendo delle foto nel frattempo. Questa è proprio sull'altare. Vedete? Vedete che bello? Bello questo quadro, guarda che bello questo quadro, molto bello. Questo nel frattempo vi stiamo facendo vedere anche la chiesa del Salto, che bello pure questo quadro, se riesco a riprenderlo bene, ma si vede no, dovrebbe prenderlo di sera, però comunque si vede anche così, insomma, se la faccio la foto ci uscirebbe male, qui sono le sedie. Guardate, è bello. Questo è un quadro di Papa Giovanni Paolo II.
Santissima Maria di Santissima San Pio X, eccola. Possiamo per uscire, però qui c'è il coso con l'acqua per entrare. Ah, che bello. Veramente bello. Quello con le pietruzze è veramente meraviglioso. Qui usciamo fuori da questa chiesa e andiamo a quella chiesetta più piccolina che sta lì, San Pio X. Dovrebbe essere un'altra chiesetta, anche se dovrebbe essere una cappelletta, credo, da come è fatta. Vedo, sì, vi facciamo vedere anche questa chiesetta. E poi... Questo è un servizio di ragazzi. Non lo faccio, vediamo. Buonasera, salve, buonasera. Questa è una cappelletta, no? No, è un salone. Ah, un salone, ok. Questo qua è... Ah, ok. Adesso entrerò, come dicevano anche le signore che sono qui, questa prima era la chiesa, adesso invece è diventato una sala riunioni, dove anche i ragazzi, no? Ragazzi, che bello, vedete? Questa è la chiesa che si trovava qui al Santo. Signora, come si chiama la chiesa questa qua più grande? San Pio X è in località di Maria Santissima. Ok, no, perché non mi ricordavo come si chiamava, grazie. Quindi, ragazzi, noi abbiamo chiuso anche questo video con queste... Vi faccio vedere un po' qua fuori. Facendo qua fuori il salto di fondi, per chi ne ha viste. Vedete che bello. E quindi, questa deve essere l'abito di olivo, no? Sì. Ok. E ragazzi stanno facendo la riunione, credo. Essere cattolica, ecco, vi saluto con quest'ultima immagine direttamente da fuori alla chiesa. E vi ringrazio e vi saluto alla prossima. Ciao!